Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come poter giocare a Minecraft con un vostro server, come crearlo, multiplayer e giocare con i vostri amici, completamente gratuito. Aprite il vostro browser, andate sul sito di Minecraft. Una volta che siete sul sito di Minecraft, andate, vedi qui, sotto a Buy Now, cioè Download. Fate download e scaricate Minecraft Server. Lo scarico anch'io così vi faccio vedere. Chiudete. Poi andate su Google e scrivete logmi Amaci e scaricate Amaci. Fatelo a Softonic che comunque è più affidabile. Poi vi darò questo link, copiate questo link, nella descrizione ve lo do, e scaricate, andate qua e cliccate download Minecraft SP bla bla bla. Lo scarico anch'io. Ecco, una volta fatto, installate voi, vabbè, facilissimo, Amaci. Ok, una volta messo Amaci, andate bene i vostri download, aprite Minecraft Server. Fate esegui. La prima volta che lo eseguite c'è solo questa cartella. Una volta che l'avete eseguito si appaiono tutti questi fogli qua. Lo chiudete. Questo qui lo dovete aprire server questo. Con blocco note. E ve lo tenete lì, lo abbassate. Poi aprite Amaci. Lo accendete. Una volta che l'avete acceso andate su rete e vabbè, ovviamente create una nuova rete oppure potete partecipare a una dei vostri amici, no? Basta mettere il nome della rete di quello là o il vostro. Comunque creare una nuova rete è semplicissimo, basta che cliccate, vi farà vedere lui tutti i passaggi, 2 secondi ci vogliono. Bene. Per comunque avviare il server, vabbè, è sempre su Amaci, non so perché l'ho chiuso. Vi copiate questo indirizzo IP, non il mio, il vostro che avete sul computer che vi apparirà qua. Fate tasto destro, copia indirizzo IP. Andate sempre su quel blocco note là che avete aperto del server e inserite l'indirizzo IP qui. Qua. Fate beh, Ctrl V e vi esce l'indirizzo IP se l'avete copiato. Io adesso ho incollato il sito, il link. Poi dovete modificare questo, online mode. Qui è true, voi dovete mettere false. Fatto questo, fate file, salva. Il mio adesso rimane true così tanto io ce l'ho già. C'ho già tutto preimpostato. Questo qui è il download che ho appena fatto, quindi è tutto da settare. E lo salvi, lo salvate. Vabbè, ora non lo salvo perché. Poi aprite, sempre sui download, Minecraft SP. Che è questo sarà dentro il registro. Voi aprite una cartella che adesso non so più qual è. Andate dentro qua e lo aprite, anzi, ve lo copiate fuori. E questo qui Minecraft Server exe per chi ha Windows, per chi ha Linux sarà questo. Per chi ha il Mac sarà vabbè, quello che stavo aprendo. Vabbè, ovviamente non mi si apre. Una volta fatto tutto. Beh, io adesso questi li cancello tanto, se no non mi parte il gioco. Ok. Andate, vabbè, una volta messo su dentro Amaci l'indirizzo IP e la rete, e ora vi farò vedere, dovete eseguire questo. Aprite Amaci, lo accendete da qui. Vi verranno fuori tutti i server che avete e il numero dei giocatori e chi c'è online. Vedi, ora ci sono solo io. L'altro giocatore non c'è. Comunque per fare crea nuova rete mettete qui il nome della rete e la password. Per giocare a quella di un altro fate rete, partecipa a una rete esistente, mettete sempre l'ID e la password. Poi se voi siete il server comunque dovete aprire vabbè, Amaci e lo accendete. Poi aprite server, Minecraft server, esegui. Se non ve lo fa aprire fate esegui da amministratore. Lasciate caricare un attimo.
e l'ho abbassata a icona, tutte e due. Poi aprite il vostro Minecraft SP tranquillamente. Mettete un nome che volete, però tenete sempre quello, ve lo consiglio. E fate Enter Game. Così adesso si aggiorna da solo. Vabbè, adesso aspettiamo un secondo che si aggiorna. Beh, una volta aggiornato vi apparirà come il menu normale di Minecraft. Single player, multiplayer, bla bla bla. Ok, date su multiplayer e fate connessione diretta. Mettete l'IP, questo qua, non il mio però, il vostro, del server qua, e fate entra nel server. Adesso io ce l'ho già, basta fare entra nel server perché ce l'ho già. Sì, il nome del server l'ho messo noi perché non sapevo cosa mettere. Eccolo qua, fatto. Nel punto di respawn, dove nate per la prima volta, adesso io rinasco qui perché ho dormito qui per la prima volta, non potete rompere i quadratini all'inizio. Dovete allontanarvi, camminate per un po', perché lì non si possono rompere i quadrati dove nasci, subito, cioè lì in prossimità. Dovete camminare per qualche cubetto, diciamo, perché è proprio un modulo per non rompere il punto di respawn. E basta, poi quando vabbè, siete stufi fate ESC, disconnetti, chiudete tutto e basta, avete finito. E potete giocare con un massimo di 5 persone. Se avete dubbi scrivetemi che vi aiuto. Ciao, alla prossima.